Ciao ragazzi, questo è l'ultimo acquisto che ho fatto ai mercatini. Si tratta di un coltello da salassi e questo è stato prodotto nella regione di Maniago, che è famosa per produrre coltelli. Si vede bene il marchio. E la cosa particolare è che ha 5 lame, quindi normalmente quelli che si trovano hanno queste tre lancette. Questo ne ha ancora altri due, una lama appuntita e una lama, peccato che è leggermente spuntata, bisogna magari dargli una sistemata. Eccole qua, in totale sono 5. Ce ne sono tre per i classici salassi sulla vena. Questa dovrebbe servire per perforare il rumine o uno stomaco, comunque dei vitelli o delle pecore, comunque sia serve per fare in modo che quando mangiano troppa erba che non riescono a digerire si crea troppo gas e non mangiano più. Quindi era usanza dei Margari di una volta aggiustarsi senza chiamare il veterinario facendo una perforazione che poi a quanto pare si rimarginava da sola, io non lo so. Questo credo sia invece una specie di bisturino comunque. Comunque sono attrezzi da campo agricolo, nel senso che li usavano appunto i margari o chi aveva mucche. Adesso proverò a dargli una sistemata, ne ho già altri e mi piacerebbe far andare via queste macchioline dovute all'ossidazione. Quindi gli do una pulita per prima cosa in acqua e sapone da sgrassare e poi senza far toccare la parte di ottone metto a bagno le lame nell'Evaporust. Allora, togliamolo dal bagno dopo 24 ore. La situazione è questa più o meno. Ha fatto un po' di riga lì tra dove arrivava il liquido, ma dopo vediamo se viene via, se no al massimo lo metto tutto a bagno. Non l'ho messo a bagno perché ho notato che a volte mettendo l'Evaporust con ferro e un altro metallo, questo altro metallo fa qualche reazione strana che ne rallenta tantissimo l'efficacia. Per carità, in questo caso non è un grosso problema perché erano già quasi pulite, quindi l'ho fatto più che altro per scrupolo. Adesso lo faccio passare col Dremel, però guardate che colori che ha preso la lama. Quasi che mi verrebbe da lasciarla così. Ecco, allora ho lasciato asciugare le lame. Adesso le pulisco col Dremel con la spazzolina, quella con le setole d'acciaio. Un trucchetto è quello di tenervi da parte le spazzoline vecchie. Se usate una spazzolina vecchia, essendo i fili più corti, gratta di più, quindi riuscite a fare un lavoro più profondo dove vi può servire. Questo è il solito Dremel, sempre lui, l'inseparabile.
bisogna stare attenti perché, nonostante siano lame vecchie, tagliano da matti. Tagliano davvero tanto. Qui ho anche corretto leggermente la punta che era storta. Adesso puliamo le altre. Allora, le lame sono pulite. Adesso gli do una passata di olio. È carino sto colore che gli è rimasto, perché passando la spazzola del Dremel non è come con la carta vetro che si va a carteggiare proprio, rimane un pochettino il colore dell'ossidazione. Adesso do anche una pulita alle guancette. Ma non voglio portarle a lucido, voglio solo proprio dargli una pulita. Gli ho dato una pulita, un'oliata, come vedete l'ho lasciato un po' grezzo, non l'ho portato a lucido proprio perché volevo lasciarlo così. Visto che ci sono, vi faccio vedere gli altri che ho in collezione. Eccolo qui. Allora, ad oggi ho questi, me ne manca uno in legno. Questo è il più recente, però l'ho preso perché, come vi ho fatto vedere, ha tante lame. Questo qui ci assomiglia, ma ha solo le tre lame classiche per le lancette per fare i salassi alle bestie. Questi qua due sono un pochettino più vecchi, questo è in ferro e ha due lancette e una lama. Se riesco le faccio vedere, eccola qua. Questo dovrei di nuovo dargli una pulita perché sta già di nuovo venendo la ruggine. Eccolo. Questo incorno probabilmente è il più vecchio di tutti, è anche abbastanza grezzo come lavorazione e ha anche lui le tre lancette. E mi è capitato nel mio girare per mercatini di vedere anche solo una volta il kit completo, che era composto da una cordicella con un martelletto di legno, chiamiamolo martello, anche se era più tipo una mazzetta, e probabilmente veniva appunto legata alla gamba dell'animale dove si voleva fare il salasso. A questo punto si prendeva la misura della vena dove fosse, ad esempio se la vena era in questa posizione, e poi si dava un piccolo colpo sopra per far zampillare il sangue fuori. E poi lo si usava, in certi casi veniva gettato via, in certi casi lo si mangiava, si faceva la torta di sangue, che era anche un po' una specialità. Quindi questi qua erano tipo gli antenati dei coltelli svizzeri, dei margari, un utensile un po' tuttofare che avevano sicuramente nella loro tasca. Ok, ragazzi,
Io vi saluto, se il video vi è piaciuto andate a iscrivervi. Questo era un video un po' più storico, un po' meno sul come restaurare qualcosa.